Marco Marcialis, grande festa, tu sei il simbolo di questa Rolese che spicca il volo fino all'eccellenza, un traguardo mai raggiunto, una felicità grandissima. È un traguardo che merita sicuramente tutto il paese, questa bella gente che è venuta a guardarci anche oggi e numerosissimi vengono ad ogni partita. Per un paese di così pochi abitanti non è facile, è un sacrificio impressionante e se lo meritano tutti. Senti, la Rolese ha avuto una scalata notevole in questi anni, poi era sempre lì, diciamo, tra le migliori della promozione, quest'anno invece avete fatto il grande salto. Questo è frutto di sacrificio, dove vengono cresciuti bene molti giovani della zona, e il fatto di stare aggrappati lì alle prime posizioni tutti gli anni era un segnale. Quindi quest'anno, con qualche ritocco di giocatori validi di categoria, siamo riusciti a fare il salto di categoria. Senti, da quella parte ci sono i tuoi compagni vicino al mister, che è stato male in questo periodo, ha avuto la forza di venire a partecipare a questa festa, immagino che la dedica sia per lui. Sì, soprattutto per lui. Lui ci ha dato la forza in più, questo stimolo in più per poter vincere questo campionato, l'abbiamo fatto soprattutto per lui. Senti, invece c'è una dedica personale, tua in particolare? Vabbè, soprattutto la dedica va alle persone a me care che sopportano il fatto che siamo sempre assenti, sempre sul campo, sempre allenamenti, ogni domenica. E soprattutto la voglio dedicare a mio padre, che prima era sempre presente negli spalti a guardarmi e purtroppo da 2 anni non c'era. E ti ha visto dall'alto, Marco? Mi ha visto dall'alto, sì, sono sicuro che mi ha visto dall'alto. Senti, tanti gol, ricorda quanti gol hai fatto qua in bianco-rosso? Qua un ruoli forse sono 120 quasi. Ecco, quest'anno il bottino, c'è stato anche quello cospicuo di Caciuto, è arrivato poi, sì, Placentina a darvi una grande mano, una bella squadra. Cristian Caciuto è impressionante, in aria giocatori come lui non in queste categorie non è ancora visto, ogni palla che tocca riesce a fare gol. Poi a dicembre è venuto anche Claudio, c'ha un piede magico, riesce a metterci davanti alla porta in ogni momento. Senti, adesso grande fatica per agguantare la Serie A del calcio sardo, però poi bisogna rimanerci. Ci rimarrete con questo entusiasmo? Credo proprio di sì. Sì, a Uroli c'è un grande entusiasmo e sicuramente io credo, con questi giovani che ci sono, con questa mentalità e con queste persone, che ci rimarremo un bel po'. Grazie Marco, tanti complimenti, una vittoria per voi meritatissima, siete stati i primi dalla 7ª giornata, non poteva essere che il coronamento questo. Grazie a voi. Grazie.